Chen Sung è un famoso maestro di Papua del sud della Cina, o meglio, lui è vissuto a Pechino, poi è stato uno dei cosiddetti cinque tigri che vanno a Jiangnan, cioè a sud del fiume Yangtze. E dunque il suo stile mi è sempre piaciuto molto perché viene dei filmati di Bo Sin Mark, che è la madre di Tony Yen per inciso, che faceva questo stile, quindi rimane affascinato e andai alla ricerca, l'ho trovato a Guangzhou, c'è una ragazza che è di Guangzhou e quindi ho praticato questo stile diversi anni con i miei maestri, si chiamano Fu Wenlong e Fu Meilan, e sono i nipoti di Fu Chensung, quindi ho lavorato proprio nella famiglia. Due si mettono uno di fronte all'altro così e partono e fanno contatto. Ora la parte di là mi tira giù il braccio e mi attacca di taglio in verticale. Io blocco con questo braccio. Poi separo le due mani e... uno, lui mi apre le due mani e si va nella classica posizione del drago, oppure a volte viene chiamato un altro, poi entra dentro sul mio petto, così, giù. Io apro e esco fuori. Dopodiché lui apre, cerca di spingermi, io lo avvolgo e lo spingo. Lui avvolge, dopodiché va bene, allora andiamo oltre. Allora, questo naturalmente richiede di lavorare a coppie, quindi vi inviterei a cercare un compagno, una compagna. Cominciamo. Allora, questo si svolge tutto camminando, però per esigenze di learning, di imparare, lo facciamo da fermo per il momento, ok? Allora, la parte A, cioè il lato, mi tira giù leggermente il braccio, poi mi attacca con un taglio sul viso. Io semplicemente uso il palmo così. Ok, aspettiamo. Poi lui mi muove le due braccia, vedete la parte sotto, il braccio sinistro sale e mi apre il mio braccio destro. Anche il suo braccio destro apre il mio sinistro. Poi pone le mani così e cerca di colpirmi sul petto. Io vado dentro, poi siccome qui sto subendo un attacco, cerco di uscire fuori e esco. Ok, ritroviamo a capo. Allora, vediamo un pezzettino per pezzettino. Allora, lui mi tira giù e mi attacca col taglio, io cambio. Ora la sua mano sinistra apre e apre anche con la mano destra. Ok, poi cerca di colpirmi coi palmi così sul petto e io vado dentro e per il momento ci fermiamo qui. Uno, due, apre, tre, entra e io esco proprio da questa, proprio sotto la scena quasi, esco così, ripetiamo, forse vado troppo bene, non so. È difficile capirlo. Quindi colpisce, paro, lui apre le due braccia, entra e io entro dentro per riflettere nella sua tecnica, esco fuori. Esatto, a questo punto si potrebbe andare in via così. Ancora una volta, uno, due, aprire, spingere, tre, aprire dentro, uscire di là. Attenzione, dove io? Allora, proseguiamo.
con il prossimo movimento. Chiaramente non si può fare tutto perché c'è poco tempo. Si parte, io parte, lui mi tira giù, mi apre, entra, io esco. A questo punto lui faccio un sinchiao da, cioè mi alza questo braccio che avevo a sinistra, me lo alza e mi spinge qui. Io blocco, vado sotto il suo gomito, lo spingo, okay, di nuovo. Almeno tutta la forma da una parte sola, ok? Vai. Ops, scusa, non l'ho preso. Lui mi spinge e qui si può rovesciare la parte e fare a destra, poi rifarlo a sinistra almeno 4 volte. Uno, da. Due. Il concetto base è non opporsi alla forza, sciusce e seguire la forza. Ah scusa, vai. Lui segue la mia forza, ora lui mi attacca di nuovo cercando di prendermi, io rovescio, uso la spalla, lui, siccome l'ho preso, lui porta il braccio in alto per liberarsi. Io allora lo attacco, lui mi spinge e io anch'io faccio questo. E lo va qua. Cioè, mentre facciamo normalmente il pushot ai sci, si sta più o meno fermi, e ci si muove. Come nel tai chi, forse anche più che nel tai chi, si segue la forza, mi spinge, io non faccio così, non resisto. Vado lontano. E cambia. Questo è qua. Così si capisce anche quando serve un po' per questo movimento che vediamo tante volte e non sappiamo che cos'è. Ok? Va bene, vi ringrazio.